Buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a giocare con un'arma nuova. In realtà non è un'arma nuova, è un'arma vecchia che di cui però hanno fatto uscire il catalizzatore adesso, praticamente con l'ultimo aggiornamento. E sto parlando del Suros Regimen. È un po' strano il fatto, ma adesso andiamo a parlarne molto bene. Allora, innanzitutto andiamo subito a vedere i perk di quest'arma. Il perk peculiare dell'arma è retaggio Suros. La seconda metà di ciascun caricatore infligge danni bonus e può ripristinare la salute dopo un'uccisione. Perk abbastanza buono. Inoltre il perk, diciamo, più particolare è questo: la disponibilità tra avviamento e ricevitore a doppia velocità. Il primo, tenere premuto il grilletto, aumenta la cadenza di fuoco, mentre il secondo, mentre guardi nemmeno una cadenza di fuoco, diminuisce e i danni dell'arma aumentano. Io preferisco nettamente mettere avviamento perché preferisco gestire una cadenza più alta. Ma andiamo a parlare del catalizzatore di quest'arma. Il catalizzatore di quest'arma, oltre a diminuire il rinculo, aumenta la possibilità di generare la salute con le uccisioni, che di per sé il perk sarebbe anche buono se non fosse che il fatto che il rinculo viene diminuito fa veramente vomitare. Ora, in questo video andate a vedere due partite. La prima è una partita che abbiamo fatto in live, quindi anche il livello di qualità è diversa, in cui ho fatto veramente un buon punteggio prima che catalizzassi l'arma, e la seconda, che è questa qua, che appunto giocherò con l'arma catalizzata e parleremo bene della differenza. Ora vi lascio alla prima partita e ci vediamo subito dopo. Ma quanto forte col mitraglione. Minchia. Che skillato. Un attimo. Ci ha invitato. Ti darei il primo miglior mitraglione 2018. Ci ha invitato. Oh dai, basta. Sono in totale le kill? 3.300, 3.000. Ci ha invitato. Sì, 3.000 kill l'anno prossimo le fai. Ma ci ha invitato. Ma ci ha invitato. Ma ci ha invitato. Ma no, subito, ho detto una subito. Ma ci ha invitato subito. Ma niente, no. Ciao Iba. Iba però diventa subito, sei lento. Ciao raga. Ciao raga. Ciao Advised. Oh my god, Advised. Mi stai coprendo il... Ok. No, Riccardo, hai rimesso un nome vecchio. Ma chi l'ha detto? Niente, Riccardo mi deve rubare la kill. Ma cosa ti faccio la testa di canzone? Cagliolo. Tommy, sto giocando di skill. Raga, Twitch del cazzo mi ha segnalato. Sì, l'ho visto. Sai per cosa ti ha segnalato? Sì, per... per furto d'identità. Perché? Ma non ho idea. Perché ho detto lì, perché tipo... Non so, secondo me perché ho tirato 18 nomi fuori. No, penso perché è scritto sono Iba. Dato che Iba è un nome ti sei autorubato l'identità. E Ted, ciao gatto pirla. Che cazzo ne so io che ti chiami gatto pirla? Cioè, che sei pirla lo sapevo, ma gatto... Poi ho scritto, sono Iba. Ah, Iba. No, Tommy, fermo, Tommy. Vabbè, andate di là, ma... Non, ciao Iba, bella. ci sono rimasto un po' male, oh, gatto pirla era più giusto. Se fate quick, aspettatemi. No, dopo poi questo andiamo, andiamo a far verdetto. A far verdetto, se qualcuno vuole unirsi. Però, boh, se no lo facciamo... Ci fermiamo per le armi. Dai. Ho visto oggi il Luxid là è forte, lo conosco. Cioè, no, so chi è. Non è Luxid. A parte che ha cambiato nome ieri. È il mio vicino di casa, comunque. Allora, no, ma senza no, no, è bravo. Nikid. Lui è. C'ha tipo 170 medaglie dorate. Lo conosciamo da 3 anni. Quello volevo dire. No, mettete tutti sti nomine. No, Luxid. No, di Luxid sono più forte io. Kyu è veramente bello. Mi piace troppo. Ricky, guarda che non lo sono facendo per fare il coglione. Mi piace veramente tanto. Vabbè, Tommy, le doppie, attenzione. No, ma stavo per fare una quadrupla in collateral. Ma carino, Kiwi. Ho fatto tipo 8 body l'uno tra l'altro. Però boh, penso che sarà tipo trattino basso. Sei morto poi Tommy o sei ancora in servizio? Raga, a me il mio piace un botto. Mi gasa un botto durante le partite. E poi tipo ho 2 Y. No, com'era? No, sai che si fa trattino basso, Kiwi con la K maiuscola, I piccola, W grande, I piccola. No, quelle cose no. Sì, no, meglio no. Raga, Leonardo 0802 non esiste più ormai. Ci sta. Era mio amico. Due i finali piccoline, ci sta. Kiwi con le due Kiwi. Però
Però non, cioè, tipo, non con le cose maiuscolo basso, minuscolo. No, K minuscolo sì. Poi I minuscolo, W maiuscola e due I piccole. Sono due qui a sinistra, Tommy, attento. E poi tipo un trattino basso e poi 3,50. Cioè che mi attacca di colpi della testa sola per le easy, ragazzi. Cioè. Per le easy, cioè minchia, le easy frate mi fanno sporrere. Ci piazzo un 3,50 che non sarà più un 0,75. Insomma, a quanto cazzo sto risalendo? 3,50 senza. 0,75 per 2 quanto fa? 1,50. Puttaneva. Vediamo per 3, per 4. 3,50. 350 diviso 75. No, non fa. Fa qualcosa. Non fa, mi piace. Sì, qualcosa fa, ma. A one shot, ok. Figa. Oh, la Hamel l'ho fatto. Figa, figa da oh my god. Già, ammazza, ha fatto run out. Ma impazzito, ma impazzito. Hai fatto run out, wow. Quanto è il? Terzo sta stagione. Hai fatto run out, no, il secondo sta stagione. Cioè, sta stagione, dai, dai, rinnegati. Ma perché la grave? Sì. Ma siccome ha tritato. Sono troppo facili i raid. Right. Ce l'hai fatta. Non sono più divertenti, ragazzi. Oh, Rossi, non Rossi. Rossi c'è. Crepa! Una volta boccia. Ma questo sentinel mi ha inseguito da 20 minuti. A un certo punto ho detto, boh, se sarà rotto a cazzo dei gore, mi giro, ma Tommy, Tommy, fai, l'ho fatto per te, vai. Va bene. Ti lasciano tutte le kill, cioè dovresti fare. Va bene. Però hai solo 1 minuto e 49. E non ho intenzione di lasciarti tutte le kill. Aspetta, però potrei non essere morto. Potrei non essere morto, fermi un po'. Ma volendo si può fare. Io quando ho fatto il world record. Cioè lui ha fatto 22 kill e gli altri 0, 0 e 1, cioè 1, 1, ma... Come cazzo ha fatto, scusa? C'è il Ridius. Ti giuro, certe volte dubito dell'eterosessualità del coniglio di Giada, perché fai troppi colpi. Perché sei sicuro che il coniglio di Giada sia eterosessuale? Vabbè. Senti che forse ho fatto imbattibile? Dammi no, imbattibile? Dai, ma non sono morto, perché non mi ha dato imbattibile? Sono sicuro di non essere morto. Sì. 11, sono morto 3 volte. Fa molto da tryhard. Ma davvero sono morto 3 volte? Sarei da 28, raga. Ok, avete visto quindi la partita con l'arma non catalizzata. E oggettivamente ho giocato molto molto bene. In realtà quella non è l'unica partita in cui ho fatto dei punteggi simili. Perché poi se avete seguito il live avete visto che in generale l'arma mi piace parecchio. Ci ho fatto anche dei buoni punteggi. Il problema qual è? Che catalizzandola e diminuendo il rinculo, perché ovviamente il... ecco, vabbè. Ovviamente il fatto che aumenti la probabilità di recuperare la vita non può che farci bene. Ma diminuire il rinculo, secondo me, ragazzi, rovina completamente l'arma. Ora, tralasciando questo gunfight che avete appena visto, in cui sono stato stupito io perché ho challengeato uno nella pozza, voglio far vedere come l'arma sia nettamente inferiore rispetto a prima. Qui magari ok. Intanto saluto Altair e lo ringrazio per avermi fatto compagnia nel video, altrimenti poi si triggera. Boh, voglio cercare proprio di farvi vedere la differenza con prima. Ecco, magari non, questo non è proprio un gunfight, ma vabbè. Ecco, questi sono troppo troppo lontani per la distanza da Suras. Vediamo se magari quella pozza. Questo sono riuscito a fargli male. Essenzialmente la differenza sta nel mettere i colpi in testa, eh. Vi do un piccolo indizio. Vediamo se riuscite a capire dov'è che non mi piace l'arma. Va bene, ora c'è un altro discorso. Qui sono un pro player e non sto failando praticamente niente. Però quello che volevo farvi cercare di notare... Oddio, che culo. È come il fatto che sia diminuito il rinculo abbia diminuito anche le assist dell'arma. Non so se tra di voi c'è gente che gioca con fucili automatici di questo tipo, fucili automatici quindi ad alta cadenza, però se siete gente che utilizza questo tipo di arma, sapete che la maggior parte ha un fatto che abbia un'alta cadenza, comporta anche che il rinculo sia difficilmente controllabile e che di conseguenza ci sia una sorta di micro aim assist, di cui adesso non so bene definirvelo, però cerco di spiegarvi. Più o meno quello che mi sembra a me. Tipo ammazzalo. Torniamo dietro. Ecco, per esempio qui ho sbagliato un botto. Fortuna c'era alta che mi ha aiutato. Comunque, dicevo, il fatto che ci sia una cadenza più alta dà un ovviamente un rinculo più difficilmente controllabile, dà una sorta di
micro aim assist all'arma, ovvero per intenderci, non è che sia più facile colpire in testa o andare direttamente sulla testa, ma è più facile mantenere i colpi in testa. Ovvero, una volta che abbiamo iniziato a sparare, io sono stupido che challenge due persone all'avversario in testa, una volta che siamo sulla testa è molto molto difficile che ci si stacca, che riusciamo a tornare in body, perché c'è questa specie di micro aim assist che ci tiene il colpo in testa. Ora non so se sono io un drogato oppure è una cosa che avete fatto a casa anche voi, magari se giocate con questo tipo di armi. Niente, quindi vedete, per esempio questa, io ho messo i colpi in serie in testa, ma poi sono andato il body e ovviamente ho perso il gunfight. E secondo me questa è una cosa che lo penalizza veramente tantissimo. Cioè, perlomeno questa è stata la mia impressione. Poi ovviamente c'è da considerare il fatto che Nsuros è un'arma, diciamo, doppia, quindi è abbastanza soggettivo se usare o meno una canna o l'altra. E quindi la differenza tra l'alta cadenza e la bassa cadenza ovviamente sta a voi. Io preferisco l'alta cadenza, ma è un discorso personale. Spero che questo... infatti sì, mi hanno avuto il dubbio che fosse il nostro Savoca Tempest, cioè che fosse il loro Savoca Tempest. 5 minuti. Potresti vincere come potresti perdere. No. Crepa. Ok, nice, bella super. Ditemi ragazzi nei commenti se voi preferite l'alta cadenza o la bassa cadenza sul Suros, e soprattutto se avete droppato il catalizzatore e l'avete anche magari completato, qual è la vostra impressione? Perché secondo me ragazzi questo è uno dei catalizzatori più, non dico inutili, sì, no, anzi inutili, dico proprio inutili. A parte per questa cosa che qui mi ha fatto molto molto comodo, il fatto che abbia recuperato la vita, solamente che sono stupido, l'ho un po' buttata come azione. Il recupero della vita, l'aumento del recupero della vita è obiettivamente comodo, perché è ovvio che una cosa del genere aiuti. È vero anche che non è un recupero immediato, quindi inizia il recupero della vita. Ovviamente bisogna rimanere un attimo coperti nei momenti in cui switchiamo tra un gunfight e l'altro. Qui fuggiamo. Però io mi sono impuntato su questo discorso del rinculo, che secondo me veramente penalizza l'arma in una maniera allucinante. Ecco, per esempio questo siamo riusciti a farlo. Però ragazzi, l'arma in generale, se riuscite a mettere i colpi in testa, spacca. Per esempio qui non ho messo un colpo in testa e ci sta. E vabbè, sì, dicevo, l'arma, se riuscite a prendere in testa, è veramente molto molto forte. Non è ovviamente ai livelli di Luna Saul, per non dimenticare, eccetera. Però non se la cava per niente male. Se mi uccide quel tipo, ok, sono felice. Eccolo. Oh, è incredibile, raga. Sempre lui mi uccide. Ma te ne vuoi andare? E stavolta l'ho anche preso sempre in testa. La gittata. Secondo me questa è la cosa che avrebbe dovuto aumentare del Suros. La gittata. Se avessero aumentato la gittata, sarebbe stato veramente, veramente molto, molto forte. Cioè, invece che migliorare il rinculo, avrei migliorato la gittata. Anche se probabilmente in realtà, migliorando la gittata, sarebbe dovuto migliorare anche il rinculo necessariamente. Ti aspetto qua. Dammi la super, dai, carica la super. Paura? No. Ok, ho fatto quello, sono contento. Vi ricordo ragazzi che venerdì c'è il The Chesspect Talks insieme a Radeleo. Parleremo del gioco, parleremo della situazione, parleremo del nostro ruolo di youtuber. Quindi non mancate, siateci venerdì alle 21 per parlare e anche per ovviamente esprimere la vostra opinione, che è importantissima. Va bene, allora, ho giocato ovviamente nettamente in peggio rispetto alla scorsa partita, però comunque non penso di aver giocato male, adesso vediamo subito. Ho fatto 25-1 e 39, insomma non un razzo eccezionale, però vabbè, ci sta, dai. Io ragazzi, ve l'ho detto, con questo catalizzatore mi trovo veramente veramente peggio rispetto a com'era l'arma prima. E la cosa orribile è che non la posso nemmeno riprendere come era prima, perché ovviamente una volta catalizzato ci dà sempre il catalizzatore sulle armi. Quindi ragazzi, questo era quello che penso io del catalizzatore del Suros Regiment. Se l'avete droppato, ditemi cosa ne pensate voi, qual è la vostra impressione. Detto questo, io direi che se vi è piaciuto, lasciate like, commentate, condividete, tra tutti quelli che conoscete, che non conoscete, che c'è tantissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo questa descrizione, anche da bellissimo, bellissimo, fantastico sito. Detto questo, ci vediamo alla prossima, ciao! E io sono Gaul, per la tua luce.